La lingua è il primo veicolo della cittadinanza. Noi quest'anno abbiamo chiuso il progetto Civis 5, un progetto che viene finanziato dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno, che prevede l'insegnamento dell'italiano L2 a cittadini stranieri. Naturalmente parliamo di migranti di tipo economico, non parliamo di richiedenti asilo, perché quelli sono tutta un'altra partita. È stato un progetto molto grosso perché in tutto il Veneto sono state erogate attorno alle 26.000 ore di lingua. Si parte da corsi chiamati pre-A1, quindi per semi-analfabeti, A1, livello A2, e la novità che c'è stata quest'anno, l'ultima edizione rispetto alle altre, anche il B1, comincia a essere un livello di cittadinanza, quindi un livello di conoscenza della lingua abbastanza interessante. C'è un aggettivo invece? Vicino a un nome? Tante. Non è evidenziato. Tante. Tante, giusto? Tante. Tante ragazze. Viaggio, tante ragazze. In questo caso è aggettivo. Gli studenti, nel momento in cui vengono a chiedere l'iscrizione ad un corso, vengono sottoposti ad un test di posizionamento, per cui noi capiamo qual è il loro livello, vengono formate le classi, vengono fatte queste lezioni nel corso dell'anno, o spalmate 2 giorni tra la settimana, oppure in alcuni casi con insegnanti esterni siamo riusciti anche a fare corsi più intensivi, quindi anche di 8-10 ore alla settimana. Alla fine del corso è prevista la certificazione A1 e soprattutto la certificazione A2. La 2 è fondamentale perché è quello che poi dà diritto alla carta di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo. E il CPA può certificare questo livello A2 di conoscenza, che è valido per il Ministero dell'Interno. I cittadini stranieri fanno fatica a imparare la lingua perché sono poco esposti alla lingua, cioè nei loro contesti spesso sono chiusi, quindi parlano solo o l'arabo, il cinese o alcune lingue dell'Africa, che addirittura sono lingue neanche scritte, sono solo parlate. Più queste persone stanno a scuola e sono contemporaneamente esposte alla lingua, è chiaro che il processo di apprendimento diventa sempre più veloce, quindi una persona può cominciare con un A1 e può finire con un A2, si fanno dei passaggi interni. Se vogliamo parlare di integrazione, bisogna avere una lingua della cittadinanza, cioè bisogna avere una lingua, almeno un B1, che ti permette di conoscere gli aspetti sociali, civili, culturali, diritti, doveri che tu hai in un altro paese e collegarli col mondo del lavoro. Quindi secondo me la funzione del Civis in questo è fondamentale, proprio in un'ottica di integrazione di chi viene nel nostro paese per lavorare. La dimensione linguistica rappresenta uno strato fondamentale per tutti i lavoratori che sono migranti per ragioni economiche presenti nella nostra regione, perché rappresentano il primo fattore di integrazione. La gestione del ciclo di vita del lavoro per il lavoratore migrante è un pochino più complessa, ha normalmente qualificazioni diverse e quindi ha difficoltà diverse. In questo senso c'è la necessità di supportare in modo specialistico l'azione di accompagnamento nei confronti di queste persone, che comunque rappresentano un valore per la nostra economia.